La possessione demoniaca per la scienza è da sempre classificata come una forma di patologia psichiatrica, ma ancora oggi in alcuni casi permane il dubbio su cosa realmente affligga alcuni pazienti. Il processo ad Erna K.N. Johnson non ha precedenti. Per la prima volta nella storia della legge americana, un avvocato difende un cliente sulla base delle prove di un condizionamento psicologico causato da una possessione demoniaca, caso che fu trattato anche da Ed e Lorraine Warren, la coppia di demonologi più famosa del mondo. Ma per loro fu in un certo senso controproducente, perché per la prima volta furono accusati di aver influito sul ragazzo per pubblicizzare la loro attività. A Brookfield, una città di 13.000 abitanti nel sud-ovest del Connecticut, il 16 febbraio del 1981, poco dopo le ore 18, Erne K.N. Johnson, un chirurgo di 19 anni, uccise il suo padrone di casa, Alan Bono, di 40 anni, con, si dice, varie coltellate al petto, e morì un'ora dopo per le ferite ricevute. Alla scena assistette impotente e terrorizzata la fidanzata di Johnson, Debbie Glatzel. Fu arrestato a 2 miglia dalla scena dell'omicidio e trattenuto con una cauzione fissata in 125.000 dollari. Fu così che simbolicamente la possessione demoniaca finì in tribunale, colpevole di omicidio. Il processo a Erne Johnson fece scalpore perché fu effettivamente il primo caso in cui la difesa cercò di dimostrare l'innocenza dell'imputato nel crimine compiuto sotto influenza di una possessione demoniaca. Quando la Corte Superiore di Stato si riunì il 28 ottobre, Erne si dichiarò infatti non colpevole dell'accusa di omicidio, in virtù del fatto che lo aveva costretto il diavolo in persona a commettere l'omicidio. Il suo avvocato, Martin Minella, sosterrà durante l'udienza che David, il fratello minore di Debbie, era posseduto da demoni e che un esorcismo praticato da un prete del luogo non aveva sortito effetti, per cui Erne a quel punto sfidò i demoni nel corpo del ragazzo, a possedere lui e liberarlo, cosa che avvenne e che quindi Erne non poteva essere ritenuto responsabile dell'uccisione di Bono. Il ragazzo, ancor prima di commettere l'omicidio, era stato osservato dai coniugi Warren, i quali avevano confermato la possessione. Ma la giuria, dopo ben 15 ore di consiglio, condannò Erne K.N. Johnson per omicidio colposo di primo grado. Era il 24 novembre 1981 e Johnson fu condannato a scontare in carcere dai 10 ai 20 anni. Di questi ne sconterà alla fine solo 5. La vicenda ebbe inizio nel giugno del 1980, quando Erne K.N. Johnson e la sua fidanzata Debbie Glatzel iniziarono la ristrutturazione della loro nuova casa a Brookfield, nel Connecticut. La casa era in affitto e il proprietario si chiamava Alan Bono. Il fratellino di Debbie, David, volle andare ad aiutare la coppia a sistemare la casa e così si trasferì da loro per qualche giorno. Sin dai primi giorni l'undicenne però iniziò a mostrare strani comportamenti, disse di non sentirsi a suo agio in quella casa, di sentire strani rumori in soffitta e di vedere un'ombra scura nel corridoio che lo seguiva. La cosa iniziò seriamente a preoccupare Debbie e Erne. Il 3 luglio, una notte, quando David si svegliò improvvisamente urlando che un uomo con grandi occhi neri, un volto dai lineamenti bestiali e denti frastagliati, gli voleva fare del male. Lo descrisse come un vecchio con capelli bianchi ma con due corna sul capo e un aspetto molto simile a un cane o un lupo. La sua voce era ghiacciante e profonda e la sola vista lo terrorizzava a morte. Disse che gli aveva detto più volte che dovevano andarsene da quella casa, oppure avrebbe fatto loro seriamente del male.
David non era il tipo di ragazzino da film dell'orrore e di certo non aveva incubi così vividi. Sembrò molto scosso e Billy consigliò di tornare a casa. David però insistette nel voler restare. L'anziano uomo, che potremmo definire più una bestia demoniaca, apparve diverse volte al bambino, proprio di notte, quasi sempre minacciandolo di rubargli l'anima o di fare del male a lui, a Dibby e a Ern. Ma la coppia di fidanzati non volle credergli finché non fu testimone di effettivi eventi anomali in casa. Anche Dibby a quel punto e Ern iniziarono a sentire strani rumori provenire proprio dalla soffitta, ma David rimaneva, diciamo, l'unico a vedere effettivamente proprio lo strano uomo. Dibby si spaventò quando vide contusioni e graffi apparire sul corpo di David, lesioni che sembravano formarsi praticamente da sole durante la notte. David cominciò a vedere l'uomo bestia anche da sveglio, e quando Ern fu testimone di un graffio che apparve in pieno giorno sul braccio del ragazzino, la coppia riportò David dai genitori e tutti andarono in chiesa a chiedere aiuto. Un sacerdote andò a casa di Dibby e Ern e la benedì. Ma ciò che ottennero fu semplicemente far arrabbiare ancora di più l'entità, che si manifestò con rumori ancora più forti e in tutta la casa, mentre per David le visioni diurne aumentavano. David cominciò a parlare alla sua famiglia sussurrando e assumendo diversi toni di voce. Durante la notte i genitori gli facevano la veglia e si accorsero che il bambino si svegliava ogni circa mezz'ora con strane espressioni in volto. Addirittura raccontano che alcune volte venne colto anche da crisi epilettiche. Il prete tornò, benedì nuovamente la casa di Dibby, ma anche quella volta le cose peggiorarono e David cominciò a ringhiare e a parlare con una voce demoniaca. Il giorno dopo la seconda benedizione, tutta la famiglia fu testimone di un'aggressione da parte di mani invisibili che gli procurarono graffi e lividi su tutto il corpo. Non sapendo più cosa fare, il sacerdote si rivolse a Ed e Lorraine Warren, che viaggiarono per arrivare fino a loro e indagare sul caso. Lorraine spiegò ciò che vide al loro arrivo al People Magazine e disse: mentre Ed intervistava il ragazzo, questo accennò ad una forma nera e nebbiosa e ci disse che avevamo a che fare con qualcosa di molto negativo. Il bambino si lamentò di mani invisibili che lo soffocavano di tanto in tanto, e infatti c'erano segni rossi su lui molto evidenti. Ha detto più volte che aveva la sensazione di essere seguito e colpito da un uomo bestia, anche di giorno. I Warren dissero che la casa era infestata da 43 entità malvagie e che David era posseduto da una buona parte di esse. Insieme a 4 sacerdoti fecero 3 esorcismi per liberare David e l'edificio dall'infestazione. Ma nel terzo avvenne qualcosa di molto insolito. Ern Cayenne Johnson, descritto da tutti come un 19enne mite e pacato, il proverbiale buon ragazzo, divenne improvvisamente aggressivo e sfidò ad alta voce le entità maligne, affermando che fossero troppo spaventate per tentare di possedere lui. Qualche istante dopo David si levò a mezz'aria e subito dopo mostrò segni di chiaroveggenza, predicendo l'omicidio di cui Ern sarà protagonista. I Warren, terminato l'esorcismo, chiamarono la polizia di Brookfield e suggerirono di tener d'occhio Ern. Era il novembre del 1980 e le cose sembravano migliorare in casa di Ern, ma David di tanto in tanto dava ancora segni di squilibrio. Così i genitori, su consiglio del medico di famiglia, lo portarono da uno psichiatra. Secondo il medico, David era un ragazzo normale, con solo un leggero ritardo nell'apprendimento, anche se aveva, diciamo, ancora difficoltà a dormire.
Presto però le entità cambiarono bersaglio e iniziarono a colpire così Eirne. Così come David, all'inizio della possessione, anche Eirne andò in trance e disse di vedere l'uomo bestia. Ebbe allucinazioni, iniziò a ringhiare, ma quando tornò in sé non ricordava assolutamente nulla. Il ragazzo ebbe anche una discussione animata con la polizia per un parcheggio malfatto. Nulla di eclatante, ma certamente fuori dal comune per il ragazzo tranquillo che tutti conoscevano. Siamo al 16 febbraio 1981. Ironia della sorte, Brookfield in questi giorni stava proprio celebrando il suo 193esimo anno senza omicidi. Quel giorno Eirne si prese un giorno di ferie per stare con Dibby e sua sorella Wenda e dà loro una mano nel loro lavoro al canile. Alan Bono, che oltre ad essere il proprietario di casa di Erne e Dibby, era il datore di lavoro delle due ragazze, si presentò al canile e invitò tutti a pranzo in un bar locale. Non si conoscono i dettagli, ma tra Erne e Alan scoppiò una discussione piuttosto animata. E Erne ad un tratto iniziò, si dice, a ringhiare e sibillare come faceva Dave tempo prima. Il ragazzo prese un coltello, c'è chi dice dal tavolo, chi che lo aveva già in tasca. E dopo aver pugnalato diverse volte Alan al petto, conficcò la punta nello stomaco dell'uomo e gli incise il corpo fino al cuore. La scena fu concitata e poco dopo, tra le urla e il panico nel locale, Erne si dileguò mentre Alan venne portato in ospedale e si dice morì qualche ora dopo. Erne Kayan Johnson fu raccolto dalla polizia a circa 2 miglia dalla scena dell'omicidio, in stato, si dice, confusionale e senza che ricordasse assolutamente nulla di quello che era appena accaduto. Il giorno seguente all'omicidio, Lorraine Warren avvisò la polizia di Brookfield che il ragazzo era in preda ad una possessione demoniaca. Così si scatenò un putiferio. I Warren furono criticati pesantemente anche alla luce del fatto che i loro agenti gli avevano promesso che dalla storia sarebbero scaturiti sia un libro, un film e lezioni universitarie. Gli avvocati a quel punto sembravano in balia degli eventi. Lo stesso Martin Minella, che difendeva Johnson, si recò in Inghilterra per incontrare colleghi che avevano già avuto casi simili. Chiamò esperti in esorcismi e minacciò addirittura di citare in giudizio i preti che fecero l'esorcismo a David se non avessero collaborato nel processo. Ad ogni modo, nell'ottobre del 1981 iniziò il processo e l'avvocato difensore di Erne, Martin Minella, con tanto di cartelle cliniche alla mano, presentò istanza di non colpevolezza perché l'imputato era posseduto dal demonio. Quella fu la cosa su cui fece leva costantemente l'avvocato. Non era stato Eirne ad uccidere Bono, ma il diavolo che si era impossessato del suo corpo e portò davanti al giudice anche altri due casi analoghi discussi nei tribunali inglesi, in cui il possesso demoniaco è stato usato come causa scatenante. Ma la richiesta fu subito respinta dal giudice Robert Callan, il quale definì l'ipotesi di non colpevolezza come irrelativa e non scientifica a causa della mancanza di prove. E così il giovane venne dichiarato colpevole di omicidio di primo grado e una pena da scontare di 20 anni. La pena poi si ridusse a soli 5 anni perché Erne in carcere pare si mostrò collaborativo ed ebbe così una condotta integerrima. Erne e Dibby pare si siano sposati subito dopo la sua liberazione. E pare che sia Erne che David non abbiano più dato segni di squilibrio, anche perché dopo il fattaccio Dibby si trasferì in un'altra casa. Il caso divenne così popolare da ispirare un film intitolato The Demon Murder Case. Nel 1983 uscì anche il libro The Devil in the Connecticut, scritto da Gerald Bridler con l'aiuto di Lorraine Warren.
Sembra che parte dei proventi delle vendite del libro furono condivisi con la famiglia. Il libro fu ripubblicato nel 2006, ma denunciarono gli autori per violazione della loro privacy e afflizione intenzionale di disagio emotivo. Con la loro denuncia affermarono anche che la storia della loro famiglia era una burla inventata dai coniugi Warren. Geisel rivelò che gli investigatori del paranormale lo avrebbero rassicurato dicendogli che l'intera famiglia sarebbe diventata milionaria grazie al caso e avrebbe permesso così a Johnson di uscire di prigione. Bene amici, il video di oggi termina qui. Se questa storia vi è piaciuta, lasciate un like e un commento per farmelo sapere. E noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao!